Radio Stuni News, le notizie di Radio Stuni. Domenica 28 maggio 2023, Pentecoste, dallo studio 3 Lillo Zaccaria per le news. 5 medaglie d'oro, 4 d'argento e 3 titoli assoluti con rispettive cinte. È l'importante bottino che i nostri concittadini dell'Associazione Sportiva Dilettantistica e Culturale Combat Line di Arti Marziali del Team Ippolito hanno conquistato partecipando alla Championship World Cup di San Marino Sport Domus. Nei giorni scorsi, prima della partenza, avevamo avuto modo di conoscerli e apprezzare il loro impegno attraverso la realizzazione di un servizio dedicato. Dopo aver portato Ostuni a San Marino, tornano a casa con un bagaglio di esperienza in più e con tante note di merito. Un plauso ai nostri giovani concittadini, perché i titoli conquistati non rappresentano regali, ma frutto di sudore e sacrifici personali. L'Auto Moto Club Storico Italiano e il Camemb Club Auto e Moto d'Epoca di Brindisi hanno organizzato nella giornata di ieri nella nostra città un raduno di lambrette d'epoca da Ostuni a Egnazia, tutti in lambretta. I motociclisti provenienti da tutta la Puglia e Basilicata si sono ritrovati ad Ostuni ed hanno percorso le vie cittadine, tra cui Viale Oronzo 40, per poi raggiungere il sito archeologico di Egnazia. Il fascino della lambretta continua a rappresentare un segno distintivo di ingegno tutto italiano. Giornata di festeggiamenti della Madonna dei Fiori presso la Chiesa dei Cappuccini, che rimane aperta tutto il giorno per l'omaggio floreale alla Madonna. Alle 9.15 la Santa Messa, alle 19.15 Vespri e a seguire la processione per le vie cittadine con partenza dalla Chiesa dei Cappuccini. Presso l'Hotel Palace, il Rotary Club Ostuni Valeditria Rosa Marina ha presentato la seconda edizione del concorso Un imprenditore di successo, dottor Eugenio Martucci. Le interviste di Nando Sallustio. Seconda edizione del premio in memoria di Eugenio Martucci, grande illuminato imprenditore di questa città, organizzato dal Rotary Club Ostuni Valle d'Itria Rosa Marina. Sono stati premiati 5 ragazzi che hanno fatto un lavoro di progettualità sul territorio con 2 primi premi ex aequo. Sara Azzurro, che cosa ha elaborato per questo concorso? Allora, ho elaborato un'agenzia di viaggio che offre servizi turistici, fra cui una guida turistica che prevede l'uso di un VR, ovvero un visore della realtà virtuale, che permette di vedere le epoche passate, come era strutturato il paesaggio, il centro storico e tutti i punti di interesse della città. Grazie. Antonio Del Rico, invece, qual è stato il tuo progetto? La mia idea è stata quella di programmare un boutique hotel improntato sull'esperienza del turista e sull'immersione del turista, aiutati da degli esperti e quindi dal punto di vista sportivo ma anche enogastronomico, e le camere erano improntate sui diversi settori dell'ambito enogastronomico e turistico. Prossimi al matrimonio Daniela e Eugenio. Felicitazioni ai futuri sposi. La farmacia Dalò effettua quest'oggi il turno pomeridiano e notturno. Meteo giornata con tempo variabile, venti moderati, temperature in aumento, mare poco mosso. Citazione odierna. Dove l'ignoranza con arroganza urla, il silenzio con eleganza insegna. Buona domenica.